Bella amici e amiche, Path of Exile, Settlers of Kharmur, mamma mia, questi titoli incredibili. Connection server, certo che accetto, certo che accetto, I agree. Allora, sto preparando, ero a livello 2, quindi un pelino ho fatto qualcosa, ma non ricordo se ho fatto un video e non ricordo che roba ho fatto. Allora, questo è, si vede, qualcosina ho fatto in attesa del 2, come sapete uscirà presto. Giochiamo qualche licencina, bravo, ho capito. Allora The Coast, la costa, quadrato X. Per questo triangolo non abbiamo ancora nulla. My mana is gone. Non si può distruggere nulla. Oh, calmi che qua. È morto. Oh, io sto quasi crepando, eh. Ok. Aspetta che ci sarà sicuramente un... però non so che cos'è. Scusa. L2 no. Non posso pararmi? Dallo scudo? Beh, vabbè. Mi sa che non dovevo distruggerla. Devo schiacciare io. No. Oh, allora! Cosa ce l'ha a fare lo scudo? Poi è lentissimo proprio. Muoio ancora, ma com'è possibile? No, dai, forse ero arrivato a livello 2 perché non è che mi azzeccava più di tanto, eh? Credo, così è detta un po'. Prendere niente. Sì, ma sono 100.000. Cioè, come... Dai! Poi sparano fuoco! Perché è questo gioco così? Sono troppi.
Sicuramente avranno tenuto la sé e basta che sputi sto fuoco allora. Non sputa fuoco, cioè. Non Ah, io usavo l'L1, ma è tipo ricarica. Anche qui ce ne sono due di tre. Ma perché? Credo di essere andato già più avanti dell'altra volta. Primo ci sono sti rovi. Anche lentissimo. Dai, perché il coso qui, ma non lo vedi che devi prendere lui? No, non ce la facciamo. Thank you.
Allora, lo applichiamo a... Vediamo che c'è anche il carattere. Un po' strano. Vabbè, non ne abbiamo altri, yes. Uno. Stiamo andando su questa linea. Ok, ho tolto il quadrato, come mai? Forse era questo allora. Boh, prima avevo quadrato e triangolo, ma c'è solo sta roba qua. Speriamo che faccia un sacco di danno così. Quadrato faccia un sacco di danno, eh. Questo qui era rotto però, eh. Un altro gioco che sto portando sul canale, ragazzi, guardatelo, si chiama The Rising, è molto bello, devo ancora capirlo perché è un po'... non è molto semplice. Già. In realtà dovevo anche finire il Diablo 4. Questi col fuoco hanno rotto, eh? Venire per farti massacrare. Bisogna stare attenti a quello che si prende, perché qua non è che sia... E poi? Già un boss. Serio? Serio? Dai, vabbè. Sì, ma aspetta un secondo, fatti massacrare senza... cioè, fammi capire. No, dai.
c'era una motivazione perché l'avevo abbandonato, forse adesso l'ho fatta prima, la sto ricordando. Ma cosa vuol dire? C'è un... Ma sulla prima spiaggia che non sei nulla, perché mi devi fare un personaggio del genere? Muori 50 volte, ci muori. Serio, che non mi fai neanche... Cioè, devo equipaggiare l'arco? A parte che ho fatto il quadrato, ma non so neanche perché, sinceramente. Questi giochi poi tutti in English, sono un po'... Khan's canoe struck this sand with the force of destiny. At his back, the greatest war host in Kardui history tamed the wild sea, their canoes coupling with the land one by one. Lion-eyed gemlings met us with shining metal and bold words. Hyri's arrows withered their pride, Khan's axes silenced their despair. Marseus Lion-Eye fought bravely to the last. Khan honored him with a place on his belt. Khan has shown Rayclast our Kardui strength. Khan will teach Rayclast the Kardui way. Show me the way, Khan. Thank you.
has removed the eternal stain from this coast. The Empire's citizens decorate our meeting houses with their heads. Our warriors build homes for our families. Our families till the earth, fish the waters, fill the air with song. The card we weigh is yet a seedling here, but it grows, gains in pride and power every day. Khan has kept his promise. The time of the Kari has come. Dominus took my home, my family. Niente, day in terra, è assurdo questo gioco, è assurdo questa cosa. Vabbè, adesso questo qua lo andiamo a prendere. Quella parte congelata lì non so che cos'è e come si toglie. E allora I cannot carry this. Qua non si sta più niente, questo che cos'è?
cioè non si possono neanche spostare, cioè. Come va dentro, questa è una stupidaggine proprio. Questa è davvero una stupidaggine. Al portale, andiamo al portale. I'd almost stop believing in miracles. This medicine chest, it's greater than the serums themselves it holds. It tells us that we can do more in Rayclass than merely suffer. I've not much to offer in return, but please, take something in thanks for what you've done. So, you managed to salvage Shaky Hand's druggery. Nicely done. Nessa will put it to good use. More than that, benumbed quack Optin ever did. Tarkly rescued from the waves. A stricken bestial, fate slave. From fallen crew and broken bark, bestial lives thanks to Tarkly. Got a job for you, if you're willing. There's a pool near the mudflats needs investigating. You'll smell it before you see it. Stinks like a carcass in high summer. But that's not the worst of it. Dead birds walking,
Animals don't rise up again the same as people do here. So if they aren't raising themselves, what's doing it for them? The answer's in that fetid pool. Clear the place out and kill whatever's raising those rowers. We've got enough living dead to contend with already. Though they might look like you or I, behind those eyes there's nothing but darkness and hunger. Whatever's got inside those folks is not even close to being human. The Eternal Empire has some right nasty leftovers. Whether it's something in the air or in the water, no one stays dead in Rayclast. Not the first time. It can take a little while, but sooner or later corpses wake up and go looking for breakfast. Founded by Marseus Lioneye as a supply station for him. That hat Bestel wears? Saw him pluck it from the real captain's head right before the cannibals barbecued the poor bastard. Waste not, want not, I suppose. Yes, Bestel's got a gift for telling tales, but I'd never call him a liar. The truth's always in there. You just have to listen for it. Nessa's the one keeps the rest of us from losing our minds. To be honest, when she first arrived, I didn't think she'd survive more than a day, two at most. She's been proving me wrong every dawn since. Heard a bard once sing that the fairest flowers bloom in the foulest places. He's bloody well right. I've seen many an exile pass through Lioneye's watch, and many more that simply pass on. Those letters are my way of keeping track, of remembering. Aurith might want to forget us all, but I'll be damned if I will. That medicine chest you found, it'll do more than you might think. The medicine will run out, it always does, but Nessa won't. Give that girl a sliver of hope and she'll carry it to the end of the world. Stay sharp out there. Incredibile quante cose ci sono, ragazzi. E guarda che roba. Ma che roba. Serio. E io ne ho da creare nulla. Perché mi porta di là, scusami? Cioè, fammi capire. Non ho nulla. Va bene, dai, io direi che per primo video o secondo, adesso non ricordo neanche più. Logout. Path of Exile. Settlers of Khalgur. Marco Drums Games vi saluta e ci vediamo al prossimo episodio in attesa del 2 che uscirà. Forse a novembre, se non sbaglio, ricordo male la data.
Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!